concludere oggi il percorso laboriale. Non sono sicuro che per tutti gli autori, tra virgolette, impiegano tanto tempo, ma alcuni autori, per esempio Bacore, sono essenziali perché proprio si impostano le questioni per il lungo corso. Quindi, anche se concettualmente sembrano autori meno interessanti, meno rilevanti, meno importanti gli altri, in realtà in qualche modo hanno costruito quello che volevo dire il vocabolario disciplinare, il programma di ricerca, all'interno del quale poi altri autori hanno continuato. Magari che si sono distaccati radicalmente dalla propria, ma che hanno continuato a lavorare all'interno di quel progetto di ricerca. Scusate. Semplifico anche in questo caso, l'idea che la scienza sia un sapere sì teoretico, sì teorico, sì che abbia in sé, ma che debba anche avere una funzione per trasformativa. Beh, ormai non è un quesito. Se continuiamo a pensare alla scienza come qualcosa di puramente astratto che non ha ricadute pratiche, semplicemente di nuovo siamo vittime di quei pregiudizi di cui siamo neanche consapevoli. La scienza ha sempre avuto in realtà, e ha sempre, anche, non solo, anche una funzione pratica e poi etica. Perché altrimenti, per esempio, tornando a Arricchiti, tornando a Platone, tutta la lezione platonica sulla giustizia, la Repubblica, riuscire a, se non proprio andare allo stato perfetto, migliorare l'organizzazione statale, migliorare la vita in società, ha questo senso. Il sapere ha sempre anche una funzione. Io mi sento trasformativo nel senso che tende a modificare le cose. La tecnologia è sempre stata legata alla scienza. Ma come fa di questa connessione tecnica e scienza una connessione essenziale? Ci arriveremo qui, tra un attimo, tra un altro aspetto. Comunque, abbiamo detto, l'esperimento cruciale ci porta alla conoscenza della verità, ma all'interno di che cosa? Che cosa scopriamo di un determinato fenomeno? Cos'è che davvero ci porta alla comprensione di quel fenomeno? Noi comprendiamo, dice, un fenomeno quando conosciamo quella che mi chiama forma del fenomeno che vogliamo. Ora, che cosa sia la forma in Bacone è elemento dibattutissimo, è uno dei punti più complicati. Intanto la parola di nuovo ci riporta ad Aristotele, perché di nuovo è vero che Bacone è un anti-aristotelico, lo è, ma il lessico era quello. Il lessico era quello, quindi le parole che Bacone utilizzava avevano una sua tradizione. In Aristotele, Aristotele individua, sapete, quattro cause di ciò che chiama movimento. Attenzione, il movimento in Aristotele intende, se c'è un movimento locale, a tutti gli e si sposta da qui a qui, ma tutte le trasformazioni. Quindi il seme che diventa piante, il cucciolo che diventa adulto e poi invecchia, il movimento degli assi, tutto. Quali sono le quattro cause individuate da Aristotele? La cosa materiale, ciò di cui la cosa studiata è fatta, la materia.
Attenzione, ci troveremo fuori, perché questa è una cosa più banale, ma è una cosa più stupida che ci sono in realtà. La causa efficiente, cioè cosa produce quell'effetto? Io esercito una forza su questa bottiglietta e quindi la sposto. Io sono la causa efficiente del movimento della bottiglia. La causa finale. Perché devo spostare la bottiglia? Che ho sete, devo bere. Qual è il fine in vista del quale c'è quel determinato movimento, la famosa statua che viene fatta perché venga posta nel centro di una piazza? Di cosa è fatta la statua? Di marmo, materia. Qual è la causa efficiente della statua? Lo scultore. Qual è il fine? Deve essere posta al centro di una piazza. La causa formale. La figura che rappresenta la statua, un ippogrifo, una donna, un cavallo, come è sepolto. La forma, la causa formale, è quella causa che fa sì che quella cosa sia quella cosa specifica e non un'altra. Cavallo e non capra, automobile e non motocicletta, e così via. La forma è ciò che definisce, noi potremmo dire, i caratteri essenziali di un ente. Dicevo prima, il problema della materia, perché in realtà la forma, più o meno, crediamo, riusciamo a capire cosa si intende. Tutti quanti noi abbiamo in mente, se noi pensiamo alla statua di Garibaldi, ci facciamo vedere. Pensiamo a un'automobile e ci facciamo vedere, poi magari non è necessario, non deve essere particolarmente dettagliata. Però se non parlo di automobile, immagino che sono i movimenti sia qualcosa che vola. O se sì, è perché ho un'idea di automobile che va sottoposta a contrattazione. Ma rientra tra automobili anche quelle di cui parliamo nella di fantascienza, sì. Allora è così, ma solitamente se studiamo quello, intendiamo questo. Poi se vi dico l'automobile in questione era 313 di Paperino, chi di voi ha letto Paperino sa che quell'automobile lì è non un'altra. Quella cosa lì è non un'altra. Dobbiamo specificare, precisare. Il leone è una cosa, chi fa il leone bianco è un'altra. Eccetera, 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 insomma, la possibilità di moltiplicare gli esempi. Quindi la forma, più o meno, sappiamo di cosa stiamo parlando. Ma la materia? Perché Aristotele, da questo punto di vista, è molto sottile contro il quasi controverso. Noi conosciamo la materia sempre in quanto materia formata. Cioè, nella misura in cui è forgiata da una forma. Ma la materia in sé, informe, che cos'è? È qualcosa che potremmo dire, possiamo pensare ma non immaginare. Anche se semplicemente immaginate la materia con pura estensione, ammesso che sia facile, già è una forma, già quella è una forma. Quindi il primo problema, e ma qui comincia a porre problemi seri, controversi, ma per materia che cosa si intende? Perché non è facile. Bacone riprende quella che era l'antica dottrina, che non ha mai voluto di buona stampa e che aveva un grande successo, ma molto tempo dopo, che ha incontrato molte resistenze, che è quello chiamato dell'atomismo. L'atomismo, che risale a alcuni filosofi come Democrito, Leucippo, cosiddetto presocratico, i quali furono i primi ad affermare che tutta la natura, il mondo, fosse costituito da atomi, cioè da particelle minuscole indivisibili, domanda: è possibile pensare di dividere la materia all'infinito? Oppure a un certo punto ci si deve fermare? La risposta di questi autori è no, a un certo punto ci si ferma.
L'atomo è l'indivisibile per eccellenza. Noi oggi, quando guardiamo gli atomi, vediamo tutt'altro, non è questo il punto. Concettualmente l'origine non è lì. Dopo Democrito e Leucippo, la dottrina atomistica è stata riscoperta, invertita da grandi filosofi di italiana mistica e Epicuro, che gli hanno fatto il carattere della sua filosofia, e noi abbiamo una buona conoscenza di questa filosofia sia attraverso alcune pubblicazioni sanitarie, sia attraverso una grande opera latina del filosofo Lucrezio, di Terea Natura, che tradusse in latino, diciamo così, semplifico molto, la dottrina epicureana. Qual è il motivo per cui l'atomismo era guardato con sospetto ai tempi di Bacone, ma anche dopo era guardato di essenzialmente perché nella prospettiva di Democrito e nella prospettiva di Epicuro il problema non era se la materia fosse, come posso dire, un nocciolo vivo, un atomo invisibile. Il problema, secondo me, è che il movimento degli atomi non obbediva ad alcun principio di vita nazionale, ma era semplicemente inventato per caso. Cioè, veniva esclusa radicalmente qualsiasi forma di provvidenza e di razionalità del mondo. Che significa affermare che tutto è frutto del caso? Che non c'è nessun progetto. Ora, noi di nuovo, tra 5, 600, guerre di religione, eccetera, 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 dire, guardate, io ne ho parlato di queste cose, tanto Dio, non si, dottrina di Purea, gli dei esistono, perché Epicuro diceva che gli dei non esistono, gli dei esistono, sono fatti di altri diversi dai nostri, molto più sottili, eccetera, eccetera, semplicemente si disinteressano completamente di noi. Potremmo dire, gli dei hanno con noi lo stesso rapporto e noi abbiamo con i fornitori. Perché a noi ci interessiamo, mica, a parte quelle volte che cercano in casa e magari troviamo dei piatti? No, non le pensiamo, non le vediamo. Ecco, la distanza che c'è tra gli dei e gli uomini è maggiore di quello che c'è tra gli uomini e le formiche. Non è una questione di dimensioni, è proprio una questione di interesse. Gli dei vivono una vita perfetta, sono immortali, bla bla bla, e quindi non hanno il minimo interesse a occuparsi degli uomini. Il disinteresse divino è ciò che rende l'atomismo di Pireo assolutamente intollerabile per la cultura cristiana. La cultura cristiana è costruita, se ci ripeto, sulla relazione tra l'umano e il divino, sulla cura, sulla provvidenza. Dio ha mandato un figlio, Dio ha mandato il suo figlio in terra per sacrificarsi per noi, c'è più interesse di quello, che cosa c'è? Non solo, altro elemento, carne dell'atomismo, figure, no? E qui è famosissimo, noi non dobbiamo avere paura della morte, perché? Perché l'anima è fatta di atomi come il corpo, quando muriamo l'anima si dissolve, muore col corpo. Quindi, di cosa ho paura? La famosa frase, quando c'è la morte non ci sono io, quando ci sono io non c'è la morte, non la incontrerò mai. E poiché l'anima è mortale, l'anima muore con il corpo, ancora meno devo aver paura degli inferi, dell'averno, delle condanne, eccetera, no, muoio, fine. Altro elemento che è assolutamente intollerabile per la cultura cristiana. Ora, tenere insieme, separare atomismo da questi aspetti è difficilissimo, perché atomismo significava quello. Essere coerentemente umanisti significava non è morto, essere coerentemente materialisti. Essere coerentemente materialisti significava pensare di pensare completamente soltanto l'ordine del mondo, che sarebbe semplicemente il risultato casuale dello scontro casuale di atomi. Secondo il libro, gli atomi
cadrebbero dall'alto verso il basso, lo spazio infinito, e già lo si capisce, lo spazio infinito che significato abbiano, e questo è tutto. Ogni tanto, per i minuti che lui lo spiega, degli atomi cadrebbero parallelamente, degli atomi devierebbero dal loro percorso, deviando il loro percorso si scontrerebbero con altri atomi, questi scontri farebbero in modo che altri atomi si incastrano tra di loro e si costruisce, per dire, si forma il mondo per come lo conosciamo. Questo è un modulo che è destinato a venire un giorno, perché esattamente come gli atomi si mettono insieme e si dissolvono, la questione della presenza lì si sa che non c'è alcun principio razionale di questo movimento. È tutto, questo si frutto del caso. È una funzione potente, una formazione estremamente potente. Cioè, anche in prospettiva non credente, la filosofia storica, per esempio, afferma sì, afferma che il mondo è organizzato da una ragione universale. Il caso non c'è, quello che io chiamo caso è semplicemente un effetto di qualcosa che non capisco. Ma se studio adeguatamente, riesco a comprendere la ragione che ha in quell'effetto. È importante. Di qui, poi, scusate, quei quattro assunti, l'assunto dell'etica epicurea, che trasforma le relazioni umane sulla base di un'idea che come, virgolette, piacere, l'uomo. Il piacere per il futuro non è, sappiamo, il piacere fondato dei sensi, ma quello di figura è un piacere di altro famoso. Il piacere consiste innanzitutto nell'assenza di dolore fisico e nell'assenza di passioni. Le passioni cosa sono? Sono quei moti di animo che di fatto sconvolgono la mente. Passione d'amore. Sono innamoratissimo, non dormo la notte, se non dormo la notte sono male. La passione d'amore è una cosa bellissima, che sembra bellissima, induce in realtà danni. Oddio, non vedo il mio gatto da 3 ore, sono in ansia, sicuramente è stato rapito. Non dormo la notte perché non bisogna vedere il mio gatto e temo che l'abbia rapito. Ansia. Mi mangia l'anima, non dorme, sto male, sto male, mi procura dolore, sofferenza, il primo principio, ora beh, quello lì, se non governare, perché non sono capace, allontanare questa passione, riuscire a vivere il più possibile sereni. Qual era il contesto di Epicuro e poi di Lucrezio? La principale causa delle passioni, qualità politica. Lucrezio vive, è un contemporaneo, di Lucrezio non si sa niente, bene? Cominciamo. Sembra che sia morto Naso, sembra che abbia scritto in Guerra Natura durante gli intervalli di questa follia, ma non si sa semplicemente niente, secondo qualcuno non neanche esiste. Quindi mettiamo la parola di sappiamo che Guerra Natura fu scritto da qualcuno, chiamiamolo per comodità, Lucrezio, durante l'epoca dei guarisci di Romagna, l'epoca di Cesare, cioè un'epoca di uomo, di criticante, di ansia e così via. Non è un caso che Guerra Natura è stato ristampato anche in Francia durante le guerre di religione, in particolare nella guerra di San Bartolomeo. Perché? Perché voleva essere la testimonianza dei rischi dei conflitti, no, in quel momento di discorso, non ha funzionato. Il traduttore, il curatore del Guerra Natura, De Mirambene, è morto di paura insieme alla notte si è morto da me, perché teneva di fare la stessa fine di notte, quindi per dire come gli sia difficile governare le passioni, cioè difficilissimo. E allora, qual è il principale
Principalizziamo con queste questioni multifre, la politica, la vita associata, risposte che vengono ritirate, vivete per fatti vostri, nel giardino, le cose nostre, vivete in comunità, fra amici non c'è chi comanda e chi obbedisce, gli amici sono amici, non c'è neanche bisogno di leggi tra gli amici, la società di Corea si sta senza legge, la società piccola, la società che in fondo è tutto più basso l'amicizia, ma di alienazione totale dalla politica. Ovviamente questo poteva essere un ideale tecnico di cura, anche in un momento particolare. La civiltà greca ai tempi di Marco Aurelio era così. Recuperare l'atomismo, la cosa attuale, però significa anche riprendere questo aspetto, ma come recuperare l'atomismo? Riprendere questo aspetto e di nuovo della politica. Non è possibile allontanarsi da qui, soprattutto dopo lui, l'altro cancelliere. E quello è il punto. Ma un vero filosofo deve essere capace, dicevo Montaigne, per quale maestro di Dio storico, di prestarsi a tutto senza donarsi a nulla. Io non devo mai identificarmi con ciò che faccio. Dicevo Montaigne, io recito la parte del sindaco, del marito, del padre, del proprietario terriero, cioè assumo una serie di ruoli, di funzioni, che sono anche per me con i miei simili, con i miei amici, ma non sono mai quella cosa lì. Ho una parte di me che è sempre che si osserva distaccata e quindi non si lascia mai di tanto influenzare da tale passione di mantenere quel ruolo. Un'operazione molto complessa, essenzialmente complessa. Da una parte, il rapporto che significa essere consapevoli della materialità irriducibile della natura. L'aspetto corpuscolare significa questo. Dall'altra, la domanda su che cos'è la forma. Allora, in Aristotele, il macore è qualcosa di simile, è ciò che fa sì che quella cosa. Che la cosa in questione sia quindi una cosa di lui. Ma la cosa in questione non si presenta necessariamente immediatamente come quella cosa di lui. Può anche essere in potenza, non ancora sviluppata. Caso banale, la ghianda che viene da quercia. La ghianda è una ghianda, ma in realtà al suo interno, virgolette, che cos'ha? Non la materia, che non è che la ghianda c'è. La materia di tutta la quercia, c'è la forma. Noi potremmo dire il codice, se volete, delle informazioni che fanno sì che quella ghianda diventi, quando finalmente si sviluppa nella mente, la quercia. Noi vediamo un cucciolo, diventerà, rimane, un bambino diventerà un uomo. Ma non troviamo la materia, non ha senso. La materia è qualcosa che viene continuamente assunta, ripresa e rielaborata. Lo schematismo latente è proprio quello che stiamo chiamando la struttura della stessa. Dell'oggetto da noi studiato, dell'evento da noi studiato. E ciò che magari non compare immediatamente allo sguardo, ma ciò che fa sì che quell'evento, quel fenomeno, quell'oggetto sia quella cosa lì e non l'altra. Il processo latente è il percorso, il movimento che quell'oggetto fa, quell'ente fa, quel fenomeno fa per diventare ciò che noi vediamo. Attenzione, problema. Mettiamo la parentesi sotto per problema. Prendiamo la risposta. Causa materiale, causa efficiente, causa finale, causa formale. Ma come abbiamo visto? La causa materiale non la prende in considerazione, recupera la vista. La causa efficiente non interessa, e in questo va pure si differenzia normalmente dalla scienza moderna. La scienza moderna
da Galilei, Descartes e poi, è costruita sull'idea di causa efficiente, di causalità locale addirittura. Quando noi parliamo di causa, intendiamo, banalmente, di nuovo, linguaggio comune, ciò che produce questo effetto qui. Ma come esprimere anche la causa finale, e questo sarà un altro filo importante, che attraverserà molti aspetti anche del governo, significa rifiutarsi di pensare alle cose, al mondo, che è una situazione molto grave, come finalisticamente organizzato. Che significa che le cose sono finalisticamente organizzate? Che tutto avviene al fine di, in vista di, tutto avviene in vista della felicità dell'uomo. No, non è ridicolo, questo di nuovo è un pregiudizio, va bene. Pensando alla causa formale invece, la forma, questo però praticamente vuol dire, segna la differenza tra Bacone e la rivoluzione scientifica propriamente detta, al punto che Bacone, contrariamente a Galileo, Descartes, Spinoza, eccetera, 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 non attribuirà un ruolo particolarmente rilevante all'interno. Noi sappiamo che la scienza moderna deve il suo successo straordinario proprio all'applicazione della matematica nella spiegazione di fenomeni naturali. Ma quello no. Ma quello non è interessante a questo tema. Più interessante, invece, nella prospettiva bacconiana, è il fatto che questo ragionare sulla forma, chiamiamolo così, permetterà a Bacone di intervenire maggiormente. Ecco, mettiamola così. Ci sono ambiti delle scienze naturali che non sono immediatamente, facilmente riconducibili alle scienze matematiche. Un esempio su tutti, la medicina. È difficile applicare, stiamo parlando di scienze, è difficile applicare il sapere matematico alla scienza medica. Ma nel medico, cosa calcoli? Come facciamo a farlo? Per conto, nelle ricerche mediche dell'epoca, ragionare in termini di funzione, in termini di forma, può essere utile. E questo è un ambito in cui la forza ci darà una grande influenza. Soprattutto in Inghilterra, non solo. Poi c'è l'ultimo elemento. Allora, John Morgan viene pubblicato dopo il 1620. Questo era la pubblicazione, la sua opera più importante. Nel 1627, postuma, viene pubblicata e pubblica quelle opere di cui vi ho già parlato, La Nuova Atlantide, che è una sorta di, chiamiamolo, romanzo utopistico, scritto filosofico, romanzesco di stampo utopistico. È un romanzo nel senso che si racconta la storia. Non è un trattato. Si racconta la storia. Ci siamo imbarcati, dovevamo andare nelle Americhe, abbiamo sobrevissuto una tempesta che dura 40 giorni e 40 notti, la data non è casuale, sono i giorni dell'arca di Noè, di nuovo tutta la scrittura di Marcone che piena zeppa di simboli, di riferimento e così via. Questa tempesta poi ci ha condotto in un'isola ignota, sconosciuta. Per noi la cosa è diventata un luogo comune, un gioco retorico, lo era anche allora, vi ricordo che allora non avevo ancora scoperto l'Australia. Cioè la possibilità che si scoprissero altri continenti c'era, era preso sul serio, avevano scoperto come l'America. Quindi perché non pensare a ulteriori
isole o terre sconosciute. Differenza, questa terra, la Bensale, l'isola, viene presentata da fuori, il posto, il modello di come l'ha fatta, con cosa nuova, e via, come la città ideale. Città ideale perché ideale? Perché è governata, diciamo, dai scienziati. Che non significa soltanto che gli scienziati comandano. Penso, qua di nuovo, sembrerebbe approssimarsi all'idea platonica dei filosofi che governano la città. Non è solo che gli scienziati governano la città, è un po' più sottile. Significa affermare che coloro i quali governano lo fanno sulla base della conoscenza scientifica, del ragionamento, non sulla base dei giudizi, non sulla base delle passioni, non sulla base delle emozioni, degli desideri, eccetera, eccetera, ma del ragionamento che mira al miglioramento delle condizioni di vita. Quindi, chi meglio gli studiosi e gli scienziati possa applicare gli uomini a una vita felice? Problema piuttosto rilevante. Davvero la scienza può condurre così facilmente alla felicità? O meglio, riformuliamo. Quando Napoleone è tanto leggendo, sembra dire che la scienza sia non moralmente bella, come tendiamo a pensare noi. La scienza e la tecnica sono neutre, dipende da cosa ne facciamo. Io posso usare una caffettiera bene, mi ci faccio il caffè, posso usarla male, ma io penso che non c'è in casa. Non è colpa la caffettiera, sono io. O forse colpa invece in casa, comunque sicuramente è colpa la caffettiera, non è colpa la nuova, quello è. Ma come un po' più fumato. Il vero ragionamento, la vera filosofia sperimentale, cioè vera, la scienza vera e buona. Perché tiene insieme anche i valori. Cioè, lo strumento non è separato dall'utilizzo che si deve fare. Ma l'utilizzo, la facciata dello strumento fortemente legato al progetto dello strumento, anche in grado di più pericoloso. Allora, quindi, da quello che si poteva pensare di essere pacifisti e forse di pensare era scontato che gli stati entrassero in guerra. Cioè, avremmo promosso che gli stati siano un perenne conflitto per di loro è un dato di natura, non se ne esce. Ciò che segna la differenza è che ci sono dei conflitti giusti e ci sono dei conflitti ingiusti. Un politico assicurato, un politico sapere, ragione, eccetera, eccetera, sa quali sono i conflitti giusti. Sono pochissimi, sono quelli derivati essenzialmente contro l'uomo, si attiva contro la guerra di religione, perché l'uomo, questo è il mondo di Macone, non dimenticiamo. È un mondo terrificante. È un mondo in cui la vita umana era sospesa a un'infinità di casualità. Allora, non mi forza di dire se non sto ricordando, poi lo troverò. Diciamo che di Alexandre di Roma. Non ricordo se è diventato il 1619 o il 1621, poco conta, sono questi gli anni, che o meno gli anni in cui Napoleone è in Inghilterra, insomma, quelli che non si chiede in Francia. Inizia di Omar, molto chiaramente, diceva, all'epoca erano pericolosissimi, c'erano gli assassini, i criminali, gli altri, gli ugonotti, i perseguitori, quanto il criminale, i soldati mercenari, gli spagnoli, i protestanti, cioè. Girare per strada significava andare contro la morte continuamente.
Dumas, la grande romanziere qual era, non sta soltanto descrivendo un mondo in cui il conflitto era normale, i grandi eroi combattono, eccetera, eccetera. Stava descrivendo una situazione in cui la legge probabilmente non c'era, o quantomeno non nel senso italiano, in cui la violenza era quello che era il gioco. Quindi, anche in questo caso, come operiamo dal primo discrimine, cioè il giusto e il giorno dell'ora? Prima risposta. Giusto è quello che viene definito padre dal re, dal re di volontà del re, è sovrana ed è fonte del diritto. Quindi, seconda risposta. Bacone si fa anche il sostenitore di una posizione nell'ambito premaneramente raffinata, negli ambiti del diritto. Quando devi dare un coordinamento, vuol dire un coordinamento giuridico. Adesso in inglese. Seconda risposta. Sì, ma è che decide di fronte a seconda base della coscienza. Sulla base della fantasia, sulla base che riguarda scienza delle cose. Quando il re, la verità, decide sulla base della scienza, abbiamo una società meglio organizzata. Ma poi che siamo tutti insieme, ma vedremo, prima che si chiudiamo anche oggi, chiedere, perché poi tra un po' si mette a rischiare, questo elemento di nuovo caratterizzerà buona parte della vita in maniera diretta o indiretta. Non so se è un buon pensato, ma se c'è qualcosa che sa, quindi è così. E altro autore, noi diremo tutto è sempre meglio. Va bene, ci vediamo domattina. Prendiamo un po' di scopo di qualcosa, perché non è stato complicato. Buon pomeriggio.